Contenta Marcello Sorgi, firma della stampa, eccolo qua. Ben trovato. Allora, siamo al nostro check-up di maggioranza e opposizione, siamo pronti, no? Pronti, ci proviamo. Noi ogni quanto ci vediamo, Alessio, più o meno, abbiamo calcolato? Con Sorgi ogni due settimane, ogni due settimane facciamo, diciamo, il punto. È una terapia, è sicuramente una terapia. Direi di iniziare dal governo e anzi, più ancora, dai leader del governo. Direi di parlare innanzitutto di Salvini e di Di Maio. Qual è lo stato di salute? I due hanno gli acciacchi di stagione o c'è qualcosa di diverso e di più? Salvini sta meglio, almeno finché questa nuova tranche di inchiesta sui finanziamenti alla Lega non si capisce fin dove porta. Salvini sta meglio perché esce da una grande manifestazione, ha azzeccato la mossa degli industriali, è partito per Israele. Israele, insomma, è sempre una legittimazione per i nuovi leader, devono sempre passare di lì, e la legittimazione sta nel viaggio, cioè nel fatto di poter salire sull'aereo, perché in genere lì non ti fanno delle cattive accoglienze. Quindi sta sicuramente meglio, e Di Maio sta un po' peggio, come dimostrano i sondaggi, perché ha avuto la vicenda del padre che l'ha un po' acciaccato, e ha meno così in linea di tendenza, sta un po' perdendo consensi. E soprattutto la manifestazione di Torino, che si è svolta contemporaneamente a quella di Roma di Salvini, era una manifestazione che chiedeva ai 5 Stelle: beh, diteci come la pensate. E quella manifestazione, non dimentichiamo, sia pure con la scusa plausibilissima delle votazioni alla Camera sulla manovra, i vertici del movimento non c'erano. Non c'erano né i vertici locali, per intenderci la sottosegretaria Laura Castelli, che era una veterana di queste manifestazioni notabili, né i vertici nazionali. Però la risposta è arrivata in realtà, ma è arrivata da Salvini. Cioè, diciamo che la competizione tra i due, mai come in questo momento, sembra molto evidente. Sì, no? Ieri ha toccato delle punte altissime, perché ad un certo punto si combattevano i numeri degli industriali, no? Sì. No, ieri la prima cosa era: io ce ne ho 10, tu ce ne hai 30, poi i fatti, poi le parole. Poi è arrivata la questione del referendum, dove Salvini ha detto: vediamo che cosa dice lo studio che stiamo facendo, ma se dovesse dire che non si deve fare, facciamo il referendum. Beh, cominciamo col dire che il referendum è un'idea di Chiamparino, il governatore del Piemonte, che lo ha già annunciato varie volte. Naturalmente, finché lo annuncia Chiamparino è abbastanza logico. Chiamparino, il PD, il centrosinistra sono per la TAV. Certo. E il governo giallo-verde dovrebbe essere contro la TAV, dovrebbe essere contro la TAV. Però Salvini ha detto: io sono per il sì. Quindi, se il referendum fosse celebrato, noi avremmo Salvini e Chiamparino alleati per il sì, quindi la probabile vittoria del sì, perché a quel punto, se hai un pezzo di destra importante come quella di Salvini e il centrosinistra per il sì, per quante dispersioni possa avere, cioè per quante nelle file del centrosinistra qualcuno dovesse mostrarsi contrario alla TAV, è chiaro che vinci. E il giorno dopo che hai vinto, che fai? Cosa gli racconti ai 5 Stelle, che sono tuoi alleati di governo? Eh sì, è un po' un problema. È diciamo un po' un problema. No, ma tra l'altro Salvini li va a stanare su un territorio che è il territorio dei 5 Stelle, perché la democrazia è diretta, perché il referendum, no? Quindi, diciamo, è una mossa che la racconta, sai. La quinta stella, insomma. E siamo l'ultimo argine alle proteste di piazza, ha ribadito Conte, lo aveva detto già Grillo, lo ha detto più volte. E, tra l'altro, sia Grillo sia Salvini hanno detto: gilet gialli francesi siamo noi, che però siamo al governo. Hanno il nostro programma. Esatto. Anche lì c'è una bella competizione di chi sono i gilet gialli. Beh, lì, insomma, non si capisce, cioè, non li puoi attribuire a destra o a sinistra. Certo, sono contro Macron, ed essendo Macron insieme di destra e di sinistra, i gilet gialli sono contro la destra e contro la sinistra. Bisogna dire che la nostra situazione è leggermente diversa, no? Cioè, nel senso che noi l'IMU sulla prima casa l'abbiamo abolita col governo Renzi, per esempio, no? Aumenti agli statali non ne abbiamo fatti mancare negli ultimi 20 anni, cioè sono dalle categorie che hanno avuto degli aumenti meritati, consistenti. Sì, dopodiché c'è uno studio del Censis che dice che dal 2000 al 2017 in Francia gli aumenti del salario sono pari a 6.000 euro l'anno,
mentre in Italia sono 400 euro l'anno, però loro stanno in piazza, noi no. Ma perché la ragione, ci dice che siamo un po' pigri. La ragione della protesta, se uno cerca solo una ragione economica, sbaglia. Mm. La ragione della protesta è: io ti odio. Cioè, tu, Macron, ti vedo da 7-8 mesi sul palco con tua moglie, senza tua moglie, con i grandi del mondo, scendi dall'aereo di Stato, sali sull'aereo di Stato, passi su, ti trovo insopportabile, non resisto. Quindi, cioè, mi hai già stufato, e te lo dico scendendo in piazza. A proposito di piazze, però, noi abbiamo visto, lei prima citava la piazza di Salvini, no? Di sabato, adesso il Movimento 5 Stelle ha annunciato che farà una piazza prima di Natale, perché anche lì c'è un po' di rincorsa. Sì. E però veramente, cioè, loro ormai, noi sappiamo che questo è un governo di lotta e di governo. Certo, diciamo che... Cioè, dobbiamo farcene, cioè, una ragione. Adesso, nella sintassi democratica normale, ma che è ormai d'altri tempi, no? Cioè, è d'altri tempi la sintassi e la grammatica italiana, figurati quella politica, capisci? Cioè, si usano i congiuntivi a schiovere. Così liberamente. A schiovere. Nella sintassi normale, diciamo... L'opposizione protesta contro il governo, ma il governo non manifesta per se stesso. Però questa cosa qui già Berlusconi l'aveva cambiata. Sì. Berlusconi ogni tanto faceva una grande manifestazione a favore di se stesso. E loro, ovviamente, avendone fatta una Salvini, ne farà una adesso. Il Movimento 5 Stelle. Dobbiamo però dire una cosa, che la risposta di Macron ai gilet gialli è una risposta, chiamiamo, diciamo, inattesa, del tutto inattesa. Cioè, Macron era percepito come l'ultimo argine possibile al populismo, al sovranismo, alle concessioni facili, alla tenuta dei conti. Eravamo tutti Macron, cercavamo il Macron italiano, insomma, ce lo ricordiamo, che noi poi abbiamo la memoria cortissima. Ci sono state delle manifestazioni violente, per carità, anche difficili da contenere, ma che dopo 3-4 manifestazioni il Presidente della Repubblica va in televisione e dice 100 euro di aumenti, tasse sugli stipendi dei manager, vi riduco l'IMU sulla prima casa, insomma è una di quelle cose che invita i rivoltosi a farne altre 3, perché non so cosa potrebbe capitare con altre 3 manifestazioni. Cioè, uno dei compiti di chi è al governo è anche quello di resistere, ma anche questo è un pezzo di sintassi ormai. Anche quello, diciamo, non si usa più. Manovra, che in qualche modo poi ha a che vedere anche con la Francia, perché poi inevitabilmente siamo dentro un sistema più grande, no, dei soli confini italiani. Certo. Adesso abbiamo detto che Conte domani va a Bruxelles. Ora, lui ha detto che non porterà il libro dei sogni. Lei ha capito esattamente cosa porterà? Ma io ho capito questo. Io ho capito innanzitutto che non c'è ancora la decisione politica se trovare l'accordo o non trovarlo con l'Europa. E quello è molto importante, no? Perché ovviamente non trovarlo è più conveniente dal punto di vista elettorale di chi si sta apprestando a fare la campagna elettorale per l'Europa. Ho rotto con l'Europa perché l'Europa non ci concede. È uno strumento fortissimo di propaganda. Però poi rischi che i mercati ti riportano lo spread a 300, 320, 400, è un rischio. Accordarsi con l'Europa vuol dire fare una cosa più tranquilla, poi la puoi raccontare in un altro modo. Abbiamo imposto all'Europa le nostre ragioni, puoi fare in quel modo. Però la verità è che siccome manca questa decisione politica, cioè Conte non ha il mandato di Salvini e Di Maio, vai lì e accordati, e non ha neanche il mandato vai lì e rompi, quindi va lì a vedere che succede. Ma magari stasera glielo daranno? Non credo. Questo mandato? Non no. Credo. Non hanno quindi deciso. Lui va e improvvisa, cioè cosa succede? Lui va e porta poco, cioè porta un po' ritocchi. Tra 3,5 e 4 miliardi di taglio alle due misure. Naturalmente non viene detto, perché se rompono non ci sarà questo taglio, se rompono non dovranno dire abbiamo dovuto un po' contenere il reddito e un po' contenere la quota 100. E questo è molto poco rispetto, loro si aspettano un taglio di 12 miliardi, quindi le distanze sono notevoli. Naturalmente anche la richiesta di 12 miliardi è eccessiva, però è impossibile incontrarsi a metà strada. Tra 3,5 e 12 ci sono 8 miliardi e mezzo, non è aria che loro accettino altri 4 miliardi di taglio. Oh, e però in questo senso la Francia ci viene in aiuto o ci crea un problema ulteriore? Perché adesso, dopo la mossa di Macron, la Francia potrebbe addirittura andare al 3,4, 3,5, ho sentito. Adesso, se noi cominciamo a dire, noi inteso, noi governo,
Siccome la Francia ha sforato, sforiamo pure noi. Però io sento che sta arrivando, no? sento già la voce. Se noi cominciamo a dire così, non è in aiuto, cioè ci viene un disastro addosso, perché già ieri hanno cominciato a dire che la Francia ha un debito pubblico più controllato, che la Francia è diversa, quindi se noi cominciamo a dire così, sicuramente ci viene male. Però che il comportamento di Macron in qualche modo legittimi una resistenza da parte del governo italiano, quello è sicuro, perché cioè, insomma, se quello dalla sera alla mattina fa uno sfondamento, tecnicamente Macron non ha fatto una cosa diversa da Salvini e Di Maio, ha detto io devo spendere di più perché la collera... Ce li ho in piazza, la collera è legittima. E quindi i nostri dicono: noi abbiamo contenuto la collera. Se non volete che la collera arrivi anche nelle piazze italiane, fateci fare come abbiamo chiesto di fare. Se dicono così, non glielo fanno fare. Però. vediamo come va. E adesso siamo arrivati al momento quello brutto. Alessio, aiutami. Sto avendo un calo di felicità, quindi stiamo parlando dell'opposizione. Esattamente, prego Sorgi, mi dica in che condizioni è l'opposizione. Cioè, stazionario. Io ho sentito di nuovo il lanciafiamme, no? Sì, Renzi, no, lui ha detto il lanciafiamme. Forse lo dovevo usare per davvero. Le idee di Renzi sono sempre le stesse, non sono cambiate. Cioè, Renzi è convinto che le elezioni si sono perse non per causa sua, che se lui avesse per l'appunto usato il lanciafiamme, le elezioni o non si sarebbero perse o non le avrebbe perse il centro-sinistra, oppure le avrebbe perse in modo più accettabile, non al 18% ma magari un po' meglio. È convinto che Gentiloni, tutti quelli che nell'ultimo anno e mezzo gli hanno raccomandato porta pazienza, cerca un compromesso, stai buono, vai meno in televisione, non la mettere sempre sul personale, tutti questi lo hanno rovinato, cioè che se lui avesse continuato a fare Renzi le cose sarebbero migliorate. Naturalmente per dimostrare che questo ragionamento è vero, perché lui ne è molto convinto, ma come tutte le ipotesi devono essere confermate dalla realtà, per dimostrare che questo ragionamento è vero lui ha bisogno di una cosa, che il PD perda le elezioni europee peggio di come Renzi ha perduto le elezioni politiche, cioè che il PD... anziché il 18 faccia il 15, il 14, il 13, cioè vada nella rovina più assoluta. E quindi cosa sta facendo Renzi? Sta dimostrando, in questo invece in modo molto riuscito, sta dimostrando che il congresso non si può fare né con lui né senza di lui. Perché se si fa con lui, ovviamente qualsiasi segretario viene eletto sarà un segretario dimezzato, perché un po' meno della metà del partito sarà contro quel segretario. Cioè se lui partecipa, se lui fa il capo corrente, quello che ha detto di non voler fare, e presenta un candidato... mettiamo appoggio Martina, Guerini, già appoggio Martina è diverso. Guerini, Bellanova, Rosato, un renziano. E quel renziano prende il 40%, e insomma c'è un 40% del partito che non si riconosce nel segretario. Lui giurerà fino alla fine: io non mi comporterò come Bersani si è comportato con me, per me il segretario è legittimo, ma lo farà crepare lo stesso, cioè non c'è dubbio. Insomma, anche per tradizione, via. Questo se partecipa. Se non partecipa, vedi caso Minniti, cioè chiunque si candidi per prendere la segreteria e non sia Zingaretti, viene poi col perde, perché non gli manca quel 30-40% di voti che Renzi può dare. Tutto questo però nel frattempo, invece di sentire un'idea, diciamo, che faccia da contraltare alle politiche del governo, noi stiamo a discutere del congresso, cioè questo è il tema, che poi il suo desiderio si avvererà se continuano così, perché diciamo uno non c'ha ragione di impegnarsi per infatti il PD. Infatti la tesi di Renzi era, e questa di tutte le sue tesi era la più ragionevole, la tesi di Renzi era: il congresso rinviamolo, facciamo un anno di opposizione di quelle che levati, però, cioè fai quelle opposizioni ostruzionistiche, facciamoci sentire in Parlamento e cerchiamo di recuperare, facciamo vedere che facciamo l'opposizione. Naturalmente se fanno il congresso sembra che non fanno l'opposizione, perché per quanto ogni tanto se ne ricordino, facciano le cose che facevano i grillini, mettono i cartelli alla Camera, o anche fanno dei video, sì. Però insomma il grosso della loro attività è questa di fare il congresso. Allora, la rubrica di Sorgi sulla stampa si chiama Il Taccuino, sì. No? Oggi tra l'altro si occupava appunto della TAV, della proposta di Salvini, eccetera. No, questo per farle sapere, io la leggo sempre, come tutte le mattine come il Vangelo, la prima pagina è Sorgi.
Un'edizione, diciamo, di Tagadà, Tacquino Tagadà, Tacquino natalizio, prevede che Sorgi possa esprimere un desiderio. Questo nel frattempo era il Tacquino quello vero. Caro Babbo Natale, come regalo vorrei? Prego, Sorgi. Come regalo di quest'anno per Natale? Non dica la fascia nel mondo perché no, diciamo è un po' inflazionato. Mi accontenterei di evitare la procedura di infrazione, cioè vorrei che Conte riuscisse nell'impresa di mettersi d'accordo. Sarebbe un gran regalo per tutti gli italiani, per i loro risparmi, per il futuro, per i figli, per tutto. Cioè, quindi niente procedura di infrazione. Niente. Vediamo se Babbo Natale ascolta Sorgi, o se c'è uno che ha una possibilità di essere ascoltato da Babbo Natale, quello è certamente Sorgi. Grazie mille. Ci rivediamo.